è chiamata Fiera del Mestolo e la Retini e Mesti le comprano sempre ancora Mesti, perché se le scambiano così, vedo, le portano alla mamma, alla suocera, ai bambini, insomma, però la fiera ora non è più quella fiera una volta. Torna ad Arezzo la Fiera del Mestolo, la Tre Giorni, l'evento tradizionale di fine. È stata una manifestazione che però nel corso degli anni ha cambiato volto, come ci dicono gli stessi artigiani, che continuano comunque a proporre oggetti fatti a mano e soprattutto mestoli. Era più bella prima, anche proprio perché eravamo tutti insieme, quelli con questi articoli, stavamo tutti in piazza Sant'Agostino, la fiera era più bella. Il mestolo comunque si vende ancora? Sì. Per fortuna. Siamo sempre meno perché l'artigianato finisce, piano piano si invecchia, i ricambi non ci sono, e che i giovani si mettono a fare mestoli. Che lavori? È così, l'artigianato finisce. Ha cambiato volto dunque la Fiera del Mestolo. Accanto ai prodotti artigianali come i mestoli, i bigoni per l'uva e i cesti di vimini, anno dopo anno si sono fatti spazio tantissimi altri banchi, ad oggi oltre 250, che espongono molteplici prodotti, dall'oggettistica per la casa ai prodotti agricoli, passando per l'abbigliamento e prodotti gastronomici come porchette e brigidini. La Tre Giorni, che si concluderà domenica 11 settembre, continua comunque a richiamare un gran numero di aretini che affollano le piazze e le vie del centro. E come da tradizione non poteva mancare il piccolo angolo dedicato alla solidarietà con i volontari del Calcit e i loro mestolini di legno, come sempre nei pressi dei bastioni di Santo Spirito.